Un fiume di persone sono scese in piazza ancora una volta contro Lukashenko. I bielorussi protestano ormai da oltre un mese contro il presidente autocrate che, secondo l'opposizione, avrebbe vinto con i brogli le ultime elezioni. Nonostante gli arresti, 250 solo questa domenica, e le violenze della polizia, la rabbia della piazza non scema. Non solo manifestanti, ma anche personaggi di spicco dell'opposizione sono finiti in galera. È quello che è successo, ad esempio, a Maria Kolesnikova, vicina alla leader dell'opposizione che si è rifugiata in Lituania. Un popolo di eroi che combatte per la libertà, commenta dall'esilio volontario Svetlana Tikhanovskaya. La bandiera bianca e rossa, il vecchio simbolo della Bielorussia, è diventata ora il sigillo della protesta. Lukashenko, ora che è in difficoltà, si sta riavvicinando a Putin, che incontrerà questo lunedì. Se prima i rapporti tra i due erano piuttosto freddi, ora il presidente della Bielorussia si sta presentando come l'ultimo baluardo russo contro le forze occidentali che avanzano. Grazie.